Guardate ragazzi che marezzatura, guardate che infiltrazioni di grasso. E poi venite su, guardate che osso, guardate che sventola, guardate che bestia mostruosa. Beh, l'avete vista? Ecco, ricordatevela bene, perché oggi non grigliamo questi, non grigliamo questa, signori. Ma sapete oggi che grigliamo? Loro, oggi grigliamo le ostriche. E ci tengo a ringraziare innanzitutto I Love Ostrica, che è un sito, un rivenditore online di ostriche. Se ci avete voglia di ostriche, ragazzi, andate su I Love Ostrica e ve le ordinate. Ma sapete ragazzi chi me le griglierà oggi le ostriche? Me le griglierà una chef che ho chiamato appositamente. Ma attenzione, la chef non sa che dovrà grigliare le ostriche. Le ho tese una trappola, le ho detto: Alessandra, vieni a fare un video per Veracemi Ancora, dovremmo grigliare una cosa unica. Lei ovviamente ha abboccato ed è venuta. Adesso come scende, gli facciamo l'agguato, vediamo come reagisce. Andiamo. Là, sono arrivati, venite ragazzi. Ciao, ciao Alessandra. Ciao Antonio. Ragazzi, DuPont Meat House, un ristorante a Monte Rotondo molto figo, ho fatto già qualche video da loro. Alessandra, la chef, Alessandra, grazie di essere venuta. Antonio, grazie il marito. Anto, tu te puoi pure mettere la piccionaia così non ci rompi. Io mi pio Alessandra, va bene? Vai, tu seguici, fai come ti pare. Alessandra, ti ho detto che ti facevo grigliare qualcosa di unico. Certo. Guarda un po' là che c'è. Ti piace? Molto. Lo conosci, sì? Sì, Antomowak. Sei abituata, no? Certo. Cose. Però non grigliamo queste. Ti volevo fare. Bene. Sai, non resistito, te lo piglio un po' in giro. Rimani là, faccio vedere quello. Vai, che vai. Li conosci? Sì. Queste sono? Ostriche. Le sai grigliare? No. Le mai grigliate? Mai grigliate. Me le grigli oggi? Ci proviamo. Me stai a odiare? Un pochetto. Un bella baffa ci starebbe proprio. Belle. Però ti piacciono, sì? Ni. Ni. Non ti piacciono ni. Nemmeno. Fantastico ragazzi, non l'hai mai grigliata. Ma proprio fregata. E gli piacciono ni. Oggi non voglio fare assolutamente niente se non vedere come una chef mi griglia le ostriche. Apro parentesi. Brava, ma che le ostriche non l'ha mai grigliata. Tieni. Scusate amici, veloce interruzione perché volevo presentarvi NordVPN, che mi ha permesso di realizzare questo video. Voi direte: chi è NordVPN? È un servizio, ma io lo definirei un amico, che permette a tanti come me di navigare in totale sicurezza, di proteggere la propria privacy e la propria identità online. Mi ci sono iscritto, è un servizio utilissimo e potrebbe servire anche a voi se navigate di continuo, se volete proteggere i vostri dati, se volete proteggere le vostre password, se volete proteggere la vostra privacy e non volete avere limitazioni fastidiose quando navigate. Vi faccio alcuni esempi ragazzi. Se state all'estero e volete vedere una partita di calcio su Sky Go, mi sa che non la vedete, a meno che non siete abbonati a NordVPN, allora sì, ve godete la partita. Se state in Cina e volete vedere un video di Veracemi Ancora per far vedere a un cinese come si griglia d'Italia, non si può fare, perché in Cina YouTube non ve lo fanno vedere, a meno che non vi iscrivete a NordVPN, allora i video di Veracemi Ancora sbancheranno anche in Cina. Qualcuno mi potrebbe dire: amiche, ma io che sto tutti i giorni in Cina. Giusto, non ci si va tutti i giorni in Cina, ma tutti i giorni scommetto che vi agganciate al wifi gratuito di Della Verità. Sì, vi vedo che vi agganciate al wifi gratuito. Bene, sappiate ragazzi che quel wifi gratuito non è sicuro, è là che si nasconde l'hacker pronto a rubarvi i dati della carta di credito e a comprare con i vostri soldi un container di tofu. A quel punto vi starebbe anche bene, perché non vi siete protetti con NordVPN. Ad ogni modo ragazzi, c'è un coupon per abbonarsi, il coupon è Veracemi, avete un mese gratuito su un piano biennale più altre meravigliose sorprese. In descrizione trovate il link e tutte le informazioni necessarie. Ciao, torniamo alle ostriche di Alessandra. Comunque ragazzi, volevo farvi vedere una cosa: le mani di chi non fa niente e le mani di chi lavora, ok? Non fa niente, lavora, non fa niente, lavora. Ancora qua sta. Alessà, ma come ti devo chiamare? Lady Fire? Guarda qua che hai fatto. Leonardo, è tutto sotto controllo? Tutto sotto controllo. Benissimo, sotto il severo sguardo di Leonardo qui procede tutto. C'è un fatto ragazzi, quando spegne la telecamera Matteo e Alessandra inizia con gli improperi, poi la riaccende e torna col volto angelico. C'è qualcosa che non va. Canovaccio? Ma proviamo. Proviamo, per forza. Senti Ale, te lo dico, la prima me la magno? E voilà. E lei è aperta? Yes. L'è aperta. Aspetta, te la stacco. Vai. Si
Signori, la prima è d'obbligo, no? Comunque l'ostrica, mortacci quanto è buona, lo dico a inizio video perché quello che succederà poi non lo sappiamo, è proprio un'ostrica, cioè con tutti i crismi, ostrica 100%. Buona, vai Alessandro. Sì. Buona. Non ha resistito, è dovuto scendere a controllare la moglie, guarda. Mamma mia. Sti mariti che... Dai ragazzi, mi prendete un po' di cortellini per parmigiano? Così apriamo, dopo una mano a sta chef? Che va forte, eh? Sì, sì, gliela molla. Vedi Duccia, ha rimediato pure i taglieri azzurri. Dai fregati, pescheria questa, sì. Fregati, con sta faccia. Tu che stai a fare? Dai, su. Li mettiamo tutti al lavoro. L'unico che non fa... Indovinate chi è? Lui. Io. Eccolo. Io aspetto per mangiare. Tu hai lavorato in pescheria, qualche ristorante di pesce? Sì, mio nonno aveva in pescheria. Ho avuto ristoranti di pesce. Ha avuto ristoranti di pesce il signore. Che allora, infatti si è visto. Pensa se ce l'aveva avuto. Mentre si tagliano le ostriche, ovviamente si fa salotto, si chiacchiera, ci si confronta. Alessandra giustamente faceva notare una cosa. Secondo me dobbiamo tenere l'acqua, conservare l'acqua per grigliarle in maniera... Dici che servono? Sì, serve in maniera l'acqua. Che restano più morbide. Noi te seguiamo, guarda. 16 ostriche aperte in 20 minuti. Seconda scatola, vai. Ancora? C'è, apri, dai. Apri. Apri, apri, vai. Olè. L'ultima, è l'ultima, è l'ultima ragazzi, è l'ultima ostrica. Olè, vai. Mamma mia che bello. Ne abbiamo, cioè ne hanno aperte tante. Io ho fatto il tifo, però un'altra me la mangio. Io impazzisco per le ostriche. Voi che ci mettete di solito? Chi a me piace mangiarle così, nature? C'è chi ci mette il limone, io apprezzo così. Beh, l'ho mangiato al mare. Mamma mia. Che roba mostruosa, che altro livello, che altro pianeta. Ragazzi, viva l'ostrica, anzi ai lobo ostrica. Guardate che ha fatto Alessandro, ha fatto un letto di brace uniforme e abbiamo deciso una cosa, abbiamo portato un po' avanti la griglia perché secondo noi va fatta una cottura sia alla brace ma non aggressive, perché poi parliamo sempre di una materia prima molto delicata, molto delicata. No? Vai, adagiamole una alla volta e vediamo quello che viene fuori. Spariamocene 5 o 6 così e poi facciamo vari esperimenti. Dici che sono pronte? Sì. E vediamo, va, vai. Vediamo se scottano. Aspetta, tanto tirale fuori, va. Un po' assaggiamo, appoggiamo, scottano? Scotta, scotta. Siamo un cucchiaio. Scotta, sì, scotta, sì, ci vuole un cucchiaio. Ragazzi, qui è tutto in divenire. Qua è tutto in braccio. Ragazzi, è live, come escono le cose, ve le facciamo vedere, no finzione. Ecco, le finzioni io direi che le lasciamo a MasterChef. Noi seguiamo solo la realtà. Ho preso questo, ho preso il cucchiaio, la nostra mascherina. No, voglio purezza, voglio. Scotta però, porca miseria. Scotta. Oh! Ma lo sai che è credibilissima come cosa? Rimanda la cozza, rimanda. Sì. Allora facciamo assaggiare Alessandra che ci ha giustamente... Posso? Ci ha grigliate. Devi Alessandra, vai. È credibilissimo. Sa de cozza. Ragazzi, è un misto tra l'ostrica come la conosciamo, ma alla fine quando poi con i denti la mastichi, esce fuori la cozza. Assaggia un attimo. Poi è più buona cotta che cruda. Sì. Ragazzi, credibilissima l'ostrica. Che te l'ho detto, che poi esce pure più sapidità ancora, gli esce. Credibile. No, no. Ricorda la cozza, è vero, è zucchetto. Come ha detto Leonardo? Io ho le Maldon e il limone. Proviamo, altro giro, ostriche grigliate, sale Maldon e limone. Vediamo che esce fuori. Il primo round è andato alla grande. Allora, prenderemo due ostriche, una la lasceremo completamente chiusa e una la incidiamo leggermente e vediamo cosa succede. Vediamo che esce fuori, vai. Tanto poi una cosa è certa, se mangiamo tutto, pure le cocce. Dopo. Da notte è sapida. Buona, eh? Ah, Francesca, va a studiare vino, va dai. Sì, però mi devi stupire, come portava al solito il vino bianco del c***o?
portami la roba che ok. Oggi sto tra l'incudine e il martello, la chef incazzata perché gli ho fatto grigliare una cosa che non aveva mai grigliato in vita sua, la sommeliera quando ho detto portami un vino, noi solo dei vini bianchi del ragazzi, se non mi vedete più sapete perché. No, ma questi dobbiamo fare Salemaldon, io qua, zio, via, via. Salemaldon. Zio, la prima di prova te la mangi te così, mica. Quindi praticamente si sono cotte nella loro acqua. Quale le scegli si questa? Sono cotte nella loro acqua. Adesso Leonardo ci ha messo un po' di Salemaldon. Secondo me stiamo rischiando perché sì, già sono sapide di loro, ma Leonardo, l'uomo del sale, ha detto sì. Assaggiavo. Praticamente ha spremuto il limone, ma tre quarti del limone è andato sull'ostrica accanto. Vai, Michele. Ustionati, Michele, ustionati. Ragazzi, c'ho un forma, tu stionati ancora. Ascolta. Alla faccia di Giovanni Fois, noi grigliamo le ostriche e lui va dal cinese. No, tolgo la mascherina perché se la mascherina mi si inzuppa di ostriche. Perché devi sentire tutto. No, aspetta. Mamma mia. E che? Appare, lo sai che sembra l'acqua? L'acquetta ti rimanda al caciucco. Porca miseria! È un altro livello così. Caciucco, via. Mamma mia! Wow, che altro pianeta! Ma chi te ce le altre, va? Tipo? È tipo che è un'ostrica che non l'ho mai mangiato in vita mia. Beh, pure questa che è? Australiana, che è? Questa è cimentale. Cioè c'ha il suo perché? Secondo me sì, secondo me regge. Allora, in realtà la sapidità è diminuita, dovuta anche dal limone, molto molto più delicata rispetto a quella fresca. Io avevo paura che iniziasse il pippone pure sul limone e l'ostrica. Sa, mo è terminato. Voi che siete i fautori, va, dai, voi che avete. Prego. Grazie. L'ostrica fumante non l'avevo mai mangiata. Alessà, come va? Come va sto viaggio nella sperimentazione ostricara? Il limone. Ci sta? Sì, abbassa tutto. Sì. Non è sapida come prima. Raga, qui stiamo facendo cose solo noi, qui nessuno matto ha mai messo 40 ostriche così. Io farei pure col vino bianco. Com'è? Vino bianco. Vai, fate tre col vino bianco, dai. Tre col vino bianco, due col tabasco, un'altra col prosciutto. Sempre cotte però, Sempre cotte, sono ma col prosciutto proviamo a fare una cosina. E dai. Tipo, prendiamo un pezzettino di pane, sì, ci mettiamo l'ostrica sopra, sì, il prosciutto. Sì. Un secondo l'aria al forno e passaggiamo. E va la fa, dai. Si sono aperte. Sono aperte? Sì. Ah, corri, sono aperte. Questa era quella che abbiamo inciso. Mamma mia, sta lì. Questa è quella che abbiamo messo tutta intera. Ragazzi, queste invece sono le ostriche che abbiamo messo intere dentro al nostro forno a carbone. Praticamente una era appena incisa e l'altra invece era chiusa. Questa era appena incisa e questa era completamente chiusa. Madonna, che profumo unico, ragazzi. Cioè il mare fumé. E il mare, avete mai assaporato il mare affumicato? Se vuol dire che il mare affumicato? Questa sarà merita. Acqua di mare. Sarà merita moglie e te, dai. Quale vuoi dei due? Abbiamo dato una chicca a chi fa il pesce. Mamma mia. Piede quella, vabbè. Te la stacco. Ah, ok, grazie. Sì, infatti. Sei come c'è palato, è finita. Bella al sangue, Michele. Bicchiere d'acqua. Però può mangiare qualsiasi cosa, non sente più nulla. Tipo la polpetta dei fantozzi, che è presente? Però, consistenza della cozza, perfetto. Sapore dell'ostrica affumicata. Ragazzi, credibilissimo, credibilissimo. È rimasto tutto dentro. Senti un po', Alessà, mi stai a odiare un po' di meno? Come abbiamo preso la misura? Da un po' di meno, sì. Nel frattempo è arrivata Francesca che ha avuto un'altra idea. Ma qui è tutto così oggi, ragazzi. Ci vengono le idee, le lanciamo e ci mettiamo a farle. Mi servono quattro strichette, sopra ci mettiamo un pezzettino di prosciutto e inforniamo. Allora, Leonardo ci aiuta. Leo, abbiamo bisogno di questa cosa. Quattro strichette qua sopra. Fresche. Pezzettino di prosciutto e inforniamo. Vai. Troppo, Leo. Ma che stai a fare? Panino col prosciutto? Troppo. Togli, va. Una cosa raffinata. Una cosa raffinata. T'ho portato l'ostrica, mica t'ho portato la mortadella. Andiamo, vai. Andiamo? Tutti e tre? Oh, dentro.
Diciamo che il pane non è dei migliori per questo esperimento. Dunque, troppo pane e prosciutto a fuoco sapido. All'esperimento diamo 6 meno meno. Però no, se qualcuno da casa vuole intraprendere questa storia del crostino col pane un po' più basso, sì, più croccante. Più croccante, secondo me è la direzione giusta. 6 meno meno, questo per ora di quelle cose che stiamo facendo è il meno convincente, ma infatti Alessandra, certo, questa è l'idea che è venuta da Francesca. No. Che del mestiere fa la sommelier. Che cazzo ci capisce di pane, prosciutto e ostriche? No, ma perché il pane è troppo invadente. Nel frattempo continuiamo a chiacchierare e qui il vino ancora non è arrivato. Adesso se ne sono usciti fuori, che vogliono fa? Cioccolato e pepe di Sichuan? Una cosa del genere non l'ho mai vista. Ostriche, cioccolato e pepe di Sichuan. Un calendoscopio dei sapori. Oh ragazzi, signori, se vi piacciono le esperienze piccanti, l'ostrica con il pepe di Sichuan e il cacao amaro ha fatto. Duccio, vuoi assaggiare? Come no? Via qua, va. Ci arrivano a destra e a sinistra proprio. Dolce pepe. L'agrumato del pepe di Sichuan. Quest'ostrica con il cacao amaro e il pepe di Sichuan, ragazzi. Qualcosa di unico al mondo. Ragazzi, è arrivato il momento di aprire il vino. Adesso aprirò un fantastico vino per le orecchie di Michele. È un rosato, è una bolla rosata, è un sangiovese che rifermenta in bottiglia e affina in anfora. Quello che ci vuole per coprire tutti questi fantastici sapori che mi avete fatto assaggiare oggi. Michele Satta, siamo a Bolgari, sangiovese in purezza, rifermentato in bottiglia e affinato in anfora, ragazzi. Oh, adesso... Sì. Ok, ora che Francesca ci ha abbinato anche il vino, è rimasta un'ultima ostrica da fare e ce la fa Leonardo, perché ha avuto anche lui un guizzo, un'interpretazione. Ostriche con gusto minere. Pare vin brûlé bevuto non sui 2000 metri con la neve, ma con gli infradito e praticamente il pareo sul lungomare. Andiamo con l'ostrica? È credibile pure questo. Alessà! No, sulla carne. Bello strong. Poi resta un po' di alcol all'interno. Bella, ci sta, è credibilissimo. L'ostrica alcolica. L'ostrica alcolica. Amici, ribraciami ancora. C'ho una serie di ringraziamenti. Allora, tutto lo staff del Beef Bazaar che ci ha riempito di input, sono stati meravigliosi, come al solito che ci ospitano per questi video. Grande Francesca, versami ancora, seguitela su tutti i social se volete avere un panorama completo dei migliori vini e delle migliori etichette d'Italia. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Allora, andatela a trovare nel suo ristorante Dupont Meat House a Monterotondo, ovviamente lì sono tutti incentrati sulla carne, come ovvio, grande, diciamo, professionista, sicuramente sportivissima, perché quando gli ho detto Alessà, qui oggi grigliamo una cosa, poi invece gli ho fatto lo scherzetto, è stata al gioco. Grazie alla Vostrica, grazie a tutti, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao! Ciao! Ciao amici di Bracciami Ancora, complimenti per la vostra esperienza delle ostriche grigliate. La chef ha fatto un egregio lavoro. Noi siamo Ailo Ostrica, l'Amazon delle ostriche. Spediamo ostriche crude in tutta Italia dal nostro sito www.ailovostrica.it. Il segreto per aprire l'ostrica è identificare la parte piana dalla parte concava. Appoggia l'ostrica sul tagliere, infila il coltello di piatto e sbecca dove c'è il cardine. Infila il coltello e ruota in senso antiorario. L'ostrica è aperta. Metti il palmo sotto, infila il coltello da dove hai sbeccato, fai scorrere, recidi il muscolo sopra, togli la prima acqua per rimuovere i detriti e ricordati di staccare sempre il muscolo, che darà croccantezza all'ostrica. Buona degustazione!